Non ci sarebbe bisogno di presentazione, comunque è con noi, è un onore per noi presentarvelo, sì. È Romano Mussolini che oltre ad essere un grande del jazz a livello internazionale è anche il figlio di Benito Mussolini, il Duce. A questo punto noi vogliamo introdurre la nostra intervista facendo parlare il maestro Romano e ascoltando da lui intanto cosa ne pensa del panorama musicale italiano attuale. Ti ringrazio delle parole che tu hai detto. Di grandi sono soltanto i grandi musicisti, no, ce ne sono anche in Italia adesso di giovani fortissimi. È un panorama molto stimolante, specialmente per ciò che riguarda le giovani promesse, giovani e non più giovani, per cui specialmente d'estate ci sono moltissimi festival, quasi tutti i comuni organizzano qualche piccola serata di jazz e questo è importante, insomma è buono, ecco. Una curiosità, a quale età ha iniziato a interessarsi di musica? Ma io credo da sempre, perché mi ricordo che già mi piaceva ascoltare qualsiasi tipo di musica quando avevo 4-5 anni. E la nostra poi era una famiglia in cui la musica, si può dire per usare un termine, era di casa. Ascoltavamo sempre, quando era possibile, sia attraverso i dischi e sia attraverso la radio, ogni genere musicale. E a me, io preferivo il jazz, Vittorio lo stesso, e poi Bruno la lirica, papà la musica sinfonica e lirica. Per cui era un po'... abbiamo sempre vissuto in un'onda sonora musicale. Lei ci riporta adesso proprio con le sue parole a papà, alla sua famiglia. Il suo nome è indissolubilmente legato, è giustamente legato a un passato italiano. Vorrei che lei ritornasse indietro con la mente a quando era fanciullo e ci ricordasse una sua giornata tipo nella sua famiglia, quando suo padre era suo padre, ancora quando sua madre era sua madre, quando insomma la vita sembrava che fosse diversa da quella che poi in fondo è stata. Sì, ma comunque era una vita molto normale. Come tutti i bambini dell'epoca andavamo a scuola, prima alle comunali, le elementari, poi al Torquato Tasso, poi ho concluso i miei studi a Napoli con gli studi di ragioneria, mi ero iscritto anche scienze economiche e commerciali, famiglia normale. Un suo ricordo particolare? Ma io ricordo il grande interesse che aveva mio padre per noi bambini e anche per gli altri fratelli. Eravamo una famiglia molto unita e ci volevamo un bene incredibile. Io ho un ricordo proprio della mia famiglia che ho sempre citato e scritto anche in due libri, così vivo e costante, e affettuoso e rispettoso. Credo che veramente non potrei dire niente di diverso. Senta, ci parli allora, cerco io di stimolarle i ricordi, chiaramente non ne ha bisogno, di sua madre, donna Rachele. E mia madre era la classica arsdora romagnola, una madre molto severa in un certo senso, ma molto premurosa, ci ha insegnato moltissime cose, come per me sono stati molto importanti i miei fratelli che avevano molti più anni di me, il mio fratello Vittorio è da 17 addirittura, poteva essere mia madre, Vittorio 11 e Bruno 9, e anche quello, Anna Maria era la più piccola, veramente è stata io ho un ricordo bellissimo della mia famiglia, dei miei fratelli in particolare, della mamma che era poi quella che sovrintendeva la casa più di tutti. Certo, papà era impegnato, però io ho sempre ripetuto che mio padre è sempre venuto a mangiare a casa, sempre dormito a casa,
per cui questo è stato, non ci ha mai fatto mancare l'affetto e la presenza costante del genitore. Cosa ricorda della guerra? Tutte le guerre sono terribili, anche l'ultima. Purtroppo leggevo io un libro sulle guerre di tutti i secoli, è un calendario di stragi, di cose, non c'è fine. Io proprio parlavo l'altro giorno con uno scrittore su questa costante della guerra, della crudeltà che c'è sempre nella guerra, anche se ammantata da nobili scopi o altri scopi proprio di sopravvivenza. La guerra, prima di tutto, bisogna, purtroppo si subisce, perché non dipende soltanto chi, diremo, non è combattente, e non parliamo di chi è combattente, perché sia dall'uno o dall'altra parte, di qualsiasi, diremo, parte, la guerra si rischia la vita, che diceva Diogene, è la cosa più importante nella vita. Ecco, io le chiedevo però, vista dai suoi occhi di adolescente, cos'era la guerra per lei? Io avrei voluto, come i miei fratelli, anch'io avevo detto a mio padre che volevo andare volontario, avrei avuto 16 anni e mezzo, e credo che se fosse continuata di poco sarei stato certamente anch'io militare, come tutti gli italiani in un certo senso, non tutti però, da una parte e dall'altra hanno, diciamo, preso parte e preso delle posizioni che comunque sono da rispettare. Ci parli adesso di un'altra donna che è stata presente, diciamo, nella vita di suo padre, di Clarita Petacci. Ma io, questa è una domanda che mi fanno spesso, e io rispondo che le donne non hanno mai avuto influenza sulle decisioni di mio padre, o diciamo Clarita è stata una donna che fino all'ultimo ha seguito, ha voluto bene a mio padre, da rispettare, però è una domanda sempre ovvia. Io le chiedo quali sono i suoi sentimenti verso questa donna. Ma io ho un sentimento, ripeto, qualsiasi cosa avesse fatto mio padre, lui non ci ha mai, diciamo, fatto mancare l'affetto, il senso della famiglia, di tutto quanto. Però io rispetto questa donna, perché ha pagato con la vita, e in che modo, questa sua infatuazione, passione che aveva per mio padre. Mia madre, come tutte le donne, tutte le mogli, soffrì molto. Penso che non sia né il primo né l'ultimo caso, però anche mia madre dopo, non so, la ricordò con affetto, malgrado. Fu sua madre a dirle che suo padre era morto, e con quali parole glielo disse? Lei come prese? Guarda, lo lessi su un'edizione straordinaria dell'Unità, per cui non fu mia madre, fu io, anzi, a comunicarla a mia sorella questa terribile notizia, mia sorella Anna Maria, mia madre, per cui è stata una cosa a Como, era, lo ricorderò per tutta la vita quel giorno, e il foglio del giornale, ce l'ho ancora stampato così, e le fotografie di Piazzale Loreto, che non ho più visto e non vedrò mai, anche se ho scritto adesso un libro sulla fine di mio padre. Che si è intitolato Il Duce mio padre? Quello è il primo, e adesso uscirà proprio un ricordo degli ultimi giorni, cioè dell'aprile del 45, sono passati 60 anni, si chiama, intitolato Ultimo Atto, cioè Mussolini mio padre, Il Duce mio padre, è quello che è uscito qualche mese fa. Poi avevo un impegno con la Rizzoli per il secondo libro che ho terminato. Come ha vissuto negli anni del dopoguerra l'eredità che il suo nome, diciamo, le ha consegnato? Ma io l'ho portata sempre con un senso di rispetto per la mia famiglia, per mio padre, per mia madre, e devo essere sincero, non abbiamo mai avuto nessun sentimento di ostilità. Io ho viaggiato per i concerti e per la mia attività sempre tutta l'Italia, e non solo tutta l'Italia, e sono stati sempre molto rispettosi. L'ultima
che mi ha stupito è stata due nostri concerti in Russia. Era la prima volta che andavo in Russia, a Ekaterinburg, e siamo stati accolti con una simpatia, io in particolare, anche da parte dei giornalisti, che mi ha fatto molto piacere, mi ha commosso, ecco. Ma io parlo della Russia perché gli ultimi concerti che abbiamo fatto, ma in tutto il mondo hanno capito tante cose, al di là delle passioni politiche, al di là, è stato un grossissimo personaggio mio padre, che ha fatto in pochissimi anni delle realizzazioni sia nel campo sociale, di leggi, e sia delle realizzazioni di opere pubbliche. Del resto vedevo un documentario su Roosevelt, e quando Roosevelt volle, diciamo, il New Deal, era una fotocopia di quella che aveva fatto l'Italia, cioè di fare grandi opere pubbliche e far girare il volano dell'economia attraverso queste opere e attraverso anche il consenso della popolazione, cosa che ha avuto Roosevelt e cosa che ha avuto mio padre, senz'altro. Adesso lei è più grande come età di suo padre quando lo lasciò. Come lo vede lei adesso? Come lo percepisce questa figura? Allora per lei era anziano, ma adesso, confronto all'età che lei ha, era giovane. Ma mio padre è morto purtroppo molto presto, è giovane, aveva 62 anni, io ce ne ho molti di più adesso. Però io la vedo come una figura che nel passato, nel presente, è anche proiettata in diversa maniera nel futuro, perché alcune cose sono indiscutibili, alcune cose che sono state fatte, ma non perché io sia il figlio. Io sono uno storico in questo senso, come l'era mio fratello, e ho studiato molto di storia contemporanea, ed è veramente una figura centrale dello scorso secolo, non soltanto in Italia, ecco. È stato un grandissimo personaggio nel passato dello scorso secolo, ho 60 anni, che poi è nel presente, io penso per diverse cose anche nel futuro. Tra le tante cose c'è che ogni giorno, cioè, c'è sempre qualcosa su Mussolini, sui giornali o in televisione, o addirittura faranno una fiction su mia sorella Edda. Ma a parte questo, è un personaggio veramente molto importante, che tra le tante cose ha influenzato sempre la politica italiana. E tra le tante cose è stato anche uno degli esempi che mia figlia Alessandra è stata eletta al Parlamento europeo, per cui è stata una grande soddisfazione per me, ma per far capire l'importanza che ha il cognome, non c'è niente da fare, anche se Alessandra è molto brava e molto, e dunque io sia stato, io sono stato in tutti i continenti, dall'Africa al Sud America, al Nord America, in Messico, in Cina, in Australia, ultimamente in Russia, sono stato sempre accolto con molta simpatia, al di là dei meriti, diciamo, professionali. Questa è una cosa forse che anche il carattere mio, che è un carattere molto, molto socievole, molto... I rapporti umani per me sono stati sempre la cosa più importante, al di là di ogni considerazione politica. Io ho amici di tutte le tendenze, diremo, che mi vogliono bene, questa è una cosa molto importante per me. Romano Mussolini, grande musicista, grande. Ultimo figlio vivente di Benito Mussolini, il duce del fascismo.